Ciao a tutti e benvenuti su Kawaii Gazette. Io sono Debba e oggi volevo mostrarvi un ordine che ho fatto su Beautynet Korea. Credo vi abbiamo già mostrato in precedenza altri prodotti acquistati su questo sito. È un sito appunto che vende prodotti coreani beauty. Vi mostro subito cosa ho comprato questa volta. Principalmente ho fatto l'ordine per acquistare questa. È la BB Cream Precious Mineral di Etude House. Amore, questa è la crema della mamma, non è tua. E l'ho comprata perché l'avevo già acquistata, mi sono trovata benissimo, l'ho usata praticamente tutto l'anno scorso. E perciò l'ho ricomprata. Non la sto ancora usando perché purtroppo, essendo una marca coreana, i colori sono limitati al chiaro, verso il chiaro. Perciò inizierò ad usarla quando mi sbiancherò. Eccola qua. Questo è il dosatore, che è molto comodo. E comunque io mi sono trovata veramente veramente molto bene. Io ho grosse difficoltà a trovare fondotinta o comunque anche creme proprio per mettere il viso, e con questa invece mi sono trovata benissimo. Perciò ho fatto l'ordine principalmente per questa. In secondo luogo volevo ricomprare questo prodotto. Salute Eleonora. Baby Silky Foot è il peeling per i piedi, quello. Ciao Eleonora. Cucù. Quello praticamente c'è un calzino in plastica, diciamo, che si infila, si versa dentro un liquido, si tiene su 1 ora e mezza, si risciacqua. Dopo 4-5 giorni inizia l'effetto del peeling, che comporta proprio il ricambio totale della pelle del piede. Si inizia a perdere la pelle a pezzi, tipo quando ci si mette il vinavil sulle mani e si spellicola. Più o meno è così. Fa abbastanza senso, però l'effetto è ottimo. Io ho d'estate, i miei piedi si rovinano tantissimo nonostante le creme, nonostante il roll-on, il roll, insomma. Io ho 3 anni che faccio questa cosa e i miei piedi riprendono vita, da carta vetrata passano a piedi normali, insomma. Quindi l'ho presa, io l'ho appena fatta, la mia, ce l'ho per un altro giro, insomma. L'unica cosa che vi consiglio, che a me è successa, è praticamente una volta l'ho fatta, avevo iniziato il processo di perdita della pelle, sono andata in piscina, con il cloro si è bloccato tutto, la pelle non si staccava più, quindi io ad esempio l'ho fatta adesso perché non andavo più in piscina, le piscine bene o male sono chiuse e devo riprendere ad andare in piscina con Eleonora, che è quella che la mia bimba che sentite in sottofondo. E niente, quindi l'ho fatto adesso, così sono sicura che ha funzionato. In realtà, praticamente ho finito il ciclo. Ho comprato anche questa, che è sempre sono sempre dei calzini, ma è solo proprio maschera. Maschera idratante, non succede niente. Diciamo che l'ho presa come mantenimento. Non l'ho mai provata questa, quindi la proverò per la prima volta. Poi ho comprato un'altra cosa, non che ne avessi bisogno, ma avevo già provato un altro rossetto di questo tipo, sempre della Etude House, Rosy Tint Lips. Ce l'ho di un altro colore, mi sono trovata bene, perciò ho deciso di comprarne un altro ed è questo, che è poi quello che ho su in questo momento. Io mi trovo bene, mi piacciono, perciò l'ho ricomprato. Poi ho comprato questa cosa che mi ha incuriosito. Sono degli smalti gel. Non ho la più pallida idea di come si usino.
Nel senso, sì, c'è scritto sul sito, metti il trasparente, mettiti lo smalto, fai asciugare sotto la lampada UV, bene, buona. Però il discorso è che praticamente dovrebbero essere miscelabili tra di loro. Infatti, qua c'è anche tipo una vaschettina che è molto probabilmente dove versare il colore per farne uno nuovo. Boh, sì. Qua dietro fa vedere tipo le tonalità e dice, no, qua lo dice in coreano, quindi non lo so, però sul sito c'è scritto tipo se metti l'80% di questo e il 20% di quest'altro, ti dovrebbe venire quell'altro ancora. Lo proverò e poi in caso ve lo farò sapere. Magari faccio anche un video quando però avrò già capito come funziona. Comunque è carino. Questo è un set in cui ci sono tre colori più la base te la danno sempre. Ci sono i set dove all'interno, per chi non ce l'ha, dove all'interno c'è il trasparente, un colore direi, più praticamente una micro lampada USB in cui mettere un dito alla volta. Una micro lampada UV che è USB, nel senso che si collega con un cavetto che è incluso al cellulare. Perciò la lampada UV funziona prendendo energia dal cellulare. Io ho la mia lampada normale per il gel, quindi quello non l'ho preso, però per chi magari vuole provare è una cosa carina. Poi è anche una cosa che magari è comoda tipo in viaggio. Effettivamente potrebbe essere un'idea. Se magari mi trovo bene con questi smalti e mi piacciono, potrebbe anche essere un'idea che me lo compro un set di quelli con anche la lampadina UV per quando sono via. Perché effettivamente portarsi in viaggio una lampada UV così non è proprio pratico. Questo è quello che io ho acquistato. Ho fatto un acquisto insieme a una mia amica, insieme a Miriam, e in questo modo abbiamo raggiunto la quota per avere l'espedizione gratis. In più abbiamo raggiunto anche la quota per avere allora, i campioni in maggio li ricevete sempre. In questo caso ci hanno dato invece in omaggio due prodotti praticamente, ci hanno dato due tinte per le labbra. Una ce l'ha lei, quindi non posso farvela vedere, anche perché l'ordine in realtà l'ha fatto lei e l'ha ricevuto lei. Cosa succede? Io invece ce le siamo divise, io ho questa che è sempre di... no, questa è di Tony Moly. Tony Moly, no, non ho nient'altro. Le cose per i piedi erano della Olica Olica, niente. Però vabbè, Tony Moly è anche ormai conosciuta anche in Italia perché ha venduto anche alcune cose, pochissime rispetto a quello che è il range di prodotti di Tony Moly. Viene venduto anche da Sephora Italia in negozio. Questa è una tinta per le labbra, come vedete, è proprio liquida, trasparente. L'ho provata l'altro giorno, mi piace. Allora, subito lascia le labbra secche. È abbastanza normale per le tinte. Infatti, gli ho dato poi su un lucida labbra, sempre della Tony Moly, quello a forma di ciliegia, lip balm, insomma, colorato. Colorato è una parola grossa, leggermente colorato, in modo che è anche lucidato perché il finish è opaco. Dura praticamente tutta la giornata. Questo è un colore rosso aranciato, vi faccio vedere magari sulla mano, non si vede tantissimo, ma dura veramente tanto, infatti mi piace per quello, perché almeno non c'è nessun problema durante la giornata di starsi a rimettere. Io non sono una che si porta, cioè me lo porto il rossetto, però poi non me lo sto a ridare, quindi. Ed è questo. Quindi questo... Con poi su io mi do spesso e volentieri il burro cacao e a posto. Salute Eleonora.
Niente, poi dopo, appunto, come al solito, sono arrivati campioncini vari che vi mostro, poi magari li vediamo anche. Eccoli qua. Ce n'erano di più, ce li siamo divisi Emilia. Abbiamo Tony Moly, Prestige. È una crema alla lumaca, bava di lumaca. Ci sono un sacco di prodotti alla bava di lumaca. Li proveremo e vediamo se faranno questi miracoli. Sempre Tony Moly, la Panda's Dream, tutta la linea del panda. Ci sono diverse creme, creme mani, creme viso. Questa è la White Magic Cream. Dovrebbe essere tipo sbiancante, perciò al momento non la uso. Questa non conosco, Mizone Intensive Firming Solution, collagene, per farsi un bel lifting. La vecchiaia avanza, proviamo a fermarla. E poi per finire, sempre Tony Moly, qua ce n'è un bel po' e ce le siamo anche divise, quindi ce n'erano veramente tante di queste. The Cherry Blossom, sempre sbiancante. Quindi anche questa la tengo poi per st'inverno o per più avanti quando l'abbronzatura inizia ad andare via e la leviamo del tutto. E voilà. L'ordine in quanto tempo è arrivato? Allora, l'abbiamo fatto prima settimana di agosto all'incirca ed è arrivato verso fine agosto, direi più o meno. Niente dogana. Sul pacco hanno dichiarato kawaii things, cute things, non mi ricordo. Comunque cose carine, hanno scritto. E avevano messo 10 dollari, quindi niente dogana. Fatto soprattutto che non scrivano che ci sono contenuti dei cosmetici è favorevolissimo perché come c'è scritto cosmetico, beauty è la dogana ferma e soprattutto per quanto riguarda il make-up e i prodotti beauty richiedono proprio una della documentazione in cui tu dici che sono prodotti ad uso personale e bla 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 e quindi diventa lunga e diventa anche costosa la cosa. Quindi anche questo sito, cioè questo sito ormai noi lo teniamo come riferimento per comprare questo tipo di prodotti proprio perché oltre ad essere molto, cioè sono economici i prodotti e ci sono anche i set, vendono i prodotti in set, quindi magari prendi due o tre cose, due o tre volte lo stesso prodotto, risparmi, poi appunto arrivando a 50 dollari hai già le spese gratis, poi ovviamente se più sali, più hai altri vantaggi, appunto prodottino, omaggio, così. Quindi è straconsigliatissimo. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!